Buongiorno signori e signori dalla redazione di TG Ospita. Hanno risposto alla malattia con il sorriso e una sana autoironia Sofia Ceccone e Dery Agnoletto, le due studentesse della scuola che all'interno dell'ospedale di Bolzano assicura le lezioni ai giovani degenti. Sono le protagoniste del TG satirico TG Hospital, realizzato all'interno del Day Hospital onco-ematologico del reparto di pediatria. Un lavoro che lo scorso anno è stato premiato alla tradizionale giornata della Dante e che ora, a distanza di alcuni mesi, è stato proiettato nella sala congressi dell'ospedale di Bolzano per permettere agli interessati e al personale della struttura sanitaria di poterlo vedere. Un filmato che ha fatto sorridere ed emozionare. La chiave della scuola. Chi la trova, contatti, numero. I centralini sono appena un'idea stati nata chiusi. In pochissimo tempo, come ci spiega Sofia. L'idea è nata un giorno così, era all'inizio un'idea sparata a caso durante un pomeriggio e che Paolo, maestro Paolo Liani, fa: ma perché non facciamo un telegiornale o un video per andare alla Dante Alighieri al concorso? E all'inizio ci sembrava una cosa impossibile il tempo che ci abbiamo messo e trovare un giorno dove tutti si potevano incontrare. Però più abbiamo fatto e più ci siamo accorti che è una cosa prima di tutto molto divertente e che alla fine è facile da fare se tutti collaborano. Oltre a portare gioia, il filmato ha anche un obiettivo. Penso che il messaggio è che anche se c'è un periodo della vita che non va molto bene, ecco, è l'importante avere gente carina e simpatica che ti sostiene e allora si possono fare delle cose veramente fantastiche nella propria vita. Tra i momenti più apprezzati da Dery Agnoletto, senza dubbio, i fuori onda. Anche il mezzo è stato più bello, è stato più simpatico, diciamo. Il video ha avuto e ha anche un'altra finalità, quella di raccogliere fondi da donare all'associazione Onlus Peter Pan, che si occupa di bambini colpiti da tumore. Insomma, un binomio sorriso-beneficenza per aiutare chi ha bisogno.